Ciao amici del canale, benvenuti di nuovo. Dopo un po' di assenza, rieccoci di nuovo qua. Ed ecco qua, oggi 19 luglio, torniamo nel bosco e il bosco ci regala questo bellissimo Boletus. Guarda che gambo. Un pelo mangiato. La lumacone, ma questo non è un fungo. È un lama da pesca. Primo fungo di giornata, andiamo a coprire il buco. Odore clamoroso, giornata che sembra la giornata di fine settembre, prima di ottobre. Un'umidità pazzesca. Speriamo che non sia né il primo né l'ultimo di giornata. Al prossimo Boletus, ragazzi. Ragazzi, dopo il primo fungo di giornata, poco più avanti, in mezzo a questi faggi, guardate qua, vedete piccolino di nascita, questo qua ovviamente va un attimo coperto così, lasciato crescere, perché i funghi così piccoli li lascio raccogliere agli altri. Io per rispetto del bosco, perché poi sono boschi dove sono stato tornarci, voglio vederli crescere. Adesso continuiamo qua, in questo versante, perché temo che qualche altro bel fungo ci venga a far visita. Dai! Amici, eccoci di nuovo collegati. Altro fungo di giornata, in mezzo a questo ciuffo d'erba. Anch'esso di nascita, anch'esso molto sano, pronti al cavaggio. Profumo pazzesco. Sano, ottimo. Ragazzi, terzo fungo di giornata sotto a questa pietra. Tutto gambo. Profumo intenso, clamoroso. Bel fungo. Tutti di nascita. Temo che nei prossimi giorni ci sarà la buttata vera e propria. Ragazzi, dopo essere salito su di qua, ho detto arrivo qua, mi metto qua, mangio qualcosa, ma l'attenzione mi è andata subito qua in questo bellissimo Boletus, che è un bombolotto che andiamo a raccogliere dai ragazzi. Insieme. Mamma mia. Mamma mia. Massiccio. Massiccio, ragazzi. Che bel fungo. Che bei colori. Ragazzi, eccomi qua. Non so quello che ho se ho davanti un fungo o meno, non questo, ma laggiù in fondo ho scelto di accendere il telefonino e andarci incontro così, anche a rischio di fare una figuraccia. Guardiamo un po' se lo è. Oh no, lo è. Mamma mia, che fungo, ragazzi. Mamma mia, che fungo. L'ho visto da 20 metri. L'ho visto da 20 metri. Mezzo mangiato, ma dove?
pensavo che fosse più bello, era distante, però profumo ottimo, era così da là, ottimo ottimo. Tappiamo, andiamo a cercare le altre, dai. Ecco qua, manco il tempo di mettere il telefono dentro la tasca, alzo lo sguardo. Anche questo mangiato, però un altro. Bel funghetto. Siamo arrivati 2 giorni prima, però peccato che 1000 impegni di lavoro e un po' di influenza mi ha fatto stare a casa per un bel po' di giorni. Dai. Ragazzi, questa mattinata funghi, 3 ore e mezza, prima con la nebbia, adesso è uscito il sole, si è alzata, si è diramata, ci dà l'ennesimo bombolotto di quest'oggi. Bello, che profumo. Ragazzi, questa uscita funghi di 3 ore e mezza questa mattina di luglio, ricordo 19 luglio 2023, giunge al termine, inizia con la nebbia, con anche delle temperature non troppo elevate, si conclude con il sole, il vento e questo raccolto qua. Dei funghi vecchi mangiati, qualche nascituro, qualche bel fungo di nascita e nonne. Mi posso lamentare visto il tempo che ho a disposizione e ancora un'influenza che non mi lascia tanto scampo, però i funghi ci sono e che la possibilità ci deve andare. Devo andare perché questo luglio qua mi pare molto molto interessante. Alla prossima, vi ricordo di iscrivervi e grazie del supporto. Dai!